de France dopo un anno di stop e quest'anno nel pieno delle polemiche in Francia sul Green Pass obbligatorio in alcune situazioni si è concluso con un finale spettacolare sulle Champs-Élysées a Parigi. La giornata ha sancito il secondo trionfo consecutivo di Tadej Pogačar, che a 22 anni si porta a casa la sua seconda maglia gialla. Sepp Kuss parla di un'esperienza incredibile. Penso che possiamo essere più che soddisfatti di come abbiamo gareggiato, soprattutto dopo la sfortuna di inizio gara. Ma per me è stata un'esperienza incredibile, un gruppo fantastico con cui correre. Dello stesso parere Mike Theunissen. It's always special, of course. I mean, it's an iconic finish. È sempre speciale, naturalmente, è un traguardo iconico, è anche la fine di 3 settimane di duro lavoro e sofferenza. Terminiamo con questo fantastico risultato.